Ma con tutta la carne che te mangi, chissà quanti soldi spenderai. Tu quale tagli di carne ordini? Quali preferisci? Oggi voglio rispondere a queste due domande che mi vengono fatte spesso. Ciao, sono Francesca, carnivora mediterranea. Benvenuto o benvenuta sul mio canale e nella mia cucina. Se è la prima volta che passi da queste parti, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per venire avvisato tutte le volte che pubblicherò un nuovo contenuto. Oggi ho deciso di fare un video su quella che io chiamo la battuta di caccia, ovvero il momento eccitante in cui arriva a casa la spesa dal mio macellaio di fiducia. Vi mostrerò i tagli di carne che preferisco e vi darò anche alcuni trucchetti per scegliere dei tagli di carne che sono buonissimi, belli grassocci, ma che sicuramente vi faranno rimanere nel budget, perché spesso tutti mi dicono che la dieta carnivora è una dieta costosa. In realtà non è proprio così, dipende anche dalla tipologia di carne che andate a scegliere. Un consiglio che voglio darvi dall'inizio nella scelta della vostra carne è quello di preferire della carne da ruminanti e non la carne di pollo piuttosto che quella di maiale, perché sia il pollo che il maiale mangiano un po' di tutto, quindi se proprio non andate a scegliere la carne grass-fed, preferite però la carne da ruminanti, che è sicuramente meglio della carne di maiale o della carne di pollo. La carne di pollo di solito è anche molto molto magra, non va bene, noi abbiamo bisogno di bella carne grassoccia. Attenzione, non spaventatevi nel video per le quantità, perché di solito faccio i miei ordini in macelleria ogni 15-20 giorni, quindi troverete sul tavolo una quantità pazzesca di carne. Di solito mi organizzo in questo modo: arriva tutta quanta la spesa, io me la divido in porzioni, peso ogni porzione e scrivo poi su ogni porzione singola la tipologia di carne che ho messo all'interno di quella porzione e il peso. Metto poi tutto quanto in freezer e ogni volta all'occorrenza tiro fuori la porzione che mi serve per mangiarla. Lo so, è un po' da pazzi, però sono una fan del metodo Con Marie, l'adoro e non lo applico solo nell'organizzazione del mio armadio, ma lo applico anche nell'organizzazione di tutta la casa e del mio frigorifero. Nella battuta di caccia troverete anche la carne della mia cagnolina di Crissa, perché anche lei mangia carne. Se avete anche voi un cane, vi consiglio di buttare immediatamente tutte le crocchette, riso, umido e di dare immediatamente al vostro amico peloso la carne. Non solo sarà veramente felice ogni volta che vi vedrà arrivare vicino alla ciotola, ma il vostro amico non soffrirà mai di patologie come dermatiti e tumori. Ora vi lascio alle immagini delle mie battute di caccia, ve le commenterò e noi ci vediamo al termine del video. Ecco tutta la spesa che ho ordinato dal mio macellaio per 15 giorni. La prima confezione che andrò ad aprire è il macinato di scottona che faccio preparare appositamente con 40% di grasso. Nella seconda confezione invece c'è della pancetta macinata per Crissa, che poi andrò a pallottolare e a congelare. Questo invece è un bel pezzone di costata di Angus. Qui troviamo ancora il macinato, poi vi mostrerò come preparo i miei hamburger a casa e infine un bel pezzone di reale di scottona. Un taglio di carne che assolutamente vi consiglio non solo perché è molto buona e bella grassa, ma anche perché è davvero economica. Ora vi mostro di nuovo tutti quanti i tagli di carne nel dettaglio. La costata, il reale di scottona, la pancetta macinata per Crista che ho pallottolato in modo da poterla congelare in porzioni. Infine il macinato di scottona con il 40% di grassi. Con il macinato vado a formare delle palline del peso di circa 200 grammi ognuna e poi le schiaccio in modo che sembrino degli hamburger. Spero che il video della mia battuta di caccia ti sia piaciuto e soprattutto ti sia stato d'aiuto. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per venire avvisato quando pubblicherò il mio prossimo video. Se hai domande, dubbi, scrivimelo all'interno dei commenti oppure vai sul mio sito carnivoramediterranea.it e scrivimi in privato. Magari prenderò spunto per un nuovo video o per altri contenuti. Ti auguro una giornata bestiale!